Cari fratelli e sorelle, nel tempo di Avvento la liturgia pone in risalto in modo particolare due figure che preparano la venuta del Messia, la Vergine Maria e Giovanni Battista. Oggi San Luca ci presenta quest'ultimo e lo fa con caratteristiche diverse dagli altri evangelisti. Tutti e quattro i Vangeli mettono all'inizio dell'attività di Gesù la figura di Giovanni Battista e lo presentano come il suo precursore. San Luca ha spostato indietro la connessione tra le due figure e le loro rispettive missioni. Già nel concepimento e nella nascita, Gesù e Giovanni sono messi in rapporto tra loro. Questa impostazione aiuta a comprendere che Giovanni, in quanto figlio di Zaccaria e Elisabetta, entrambe di famiglie sacerdotali, non solo è l'ultimo dei profeti, ma rappresenta anche l'intero sacerdozio dell'antica alleanza e perciò prepara gli uomini al culto spirituale della nuova alleanza, inaugurato da Gesù. Luca inoltre sfata ogni lettura mitica che spesso si fa dai Vangeli e colloca storicamente la vita del Battista scrivendo: nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore, sotto il sommo sacerdote Anna e Caifa. All'interno di questo quadro storico si colloca il vero grande avvenimento, la nascita di Cristo, che i contemporanei non noteranno neppure. Per Dio i grandi della storia fanno da cornice ai piccoli. Giovanni Battista si definisce come la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. La voce proclama la parola, ma in questo caso la parola di Dio precede, in quanto è essa stessa a scendere su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli quindi ha un grande ruolo, ma sempre in funzione di Cristo. Commenta Sant'Agostino: Giovanni è voce. Del Signore invece dice: in principio era il Verbo. Giovanni è la voce che passa. Cristo è il Verbo eterno che era in principio. Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Un vago suono. La voce senza parola colpisce bensì l'udito, ma non edifica il cuore. A noi il compito di dare oggi ascolto a quella voce per concedere spazio e accoglienza nel cuore a Gesù, parola che ci salva. In questo tempo di Avvento prepariamoci a vedere con gli occhi della fede, nell'umile grotta di Betlemme, la salvezza di Dio. Nella società dei consumi, in cui si è tentati di cercare la gioia nelle cose, il Battista ci insegna a vivere in maniera essenziale affinché Natale sia vissuto non solo come una festa esteriore, ma come la festa del Figlio di Dio che è venuto a portare agli uomini la pace, la vita e la gioia vera. Alla materna intercessione di Maria, Vergine dell'Avvento, affidiamo il nostro cammino incontro al Signore che viene, per essere pronti ad accogliere nel cuore e in tutta la vita l'Emanuele, Dio con noi. Angelus Dominum servit Mariae. Concepite Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et Amen. verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei, ceni. Ut ineficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quismus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli nuntiante, Christi Fili tua incarnation coniovimus, per passione et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit coelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari pellegrini di lingua francese, l'Avvento ci invita ad andare incontro al Signore e dunque a metterci in cammino. Questa realtà è ben familiare alle persone che sono obbligate di lasciare i loro territori per differenti motivi, tra cui appunto le guerre o la povertà. I migranti conoscono la precarietà e incontrano di solito poca comprensione. Possono dunque essere accolti ed avere un'esistenza degna in questo tempo preparatorio al Natale. Facciamo in modo che una solidarietà fraterna e gioiosa venga in aiuto ai bisogni di queste persone e sostenga le loro speranze. Non dimentichiamo mai che tutti i cristiani sono in cammino verso la loro vera patria, che è il cielo. E Cristo è il solo cammino, e che la Vergine Maria, che ha conosciuto viaggi ed esilio, accompagni il nostro percorso. Buona domenica a tutti. Cordiali saluti ora e una parola di benvenuto ai visitatori di lingua inglese presenti a questa preghiera dell'Angelus. Nel Vangelo di oggi Giovanni Battista ricorda il bisogno, che la necessità di pentirci e di purificarci per preparare la strada del Signore e aspettare la sua venuta nella gloria. Possa Dio dare abbondanti benedizioni su voi e sulle vostre famiglie. Saluto molto cordialmente i visitatori e pellegrini di lingua tedesca. Il Vangelo della seconda domenica di Avvento parla di Giovanni Battista, che chiama alla conversione e alla riconciliazione con Dio. Anche noi siamo invitati ad accogliere sempre nuovamente il dono del perdono di Dio e a diventare uomini nuovi. Il sacramento della riconciliazione è un'occasione speciale di incontro con il Dio misericordioso. Qui il Signore perdona tutti i peccati, qui risana le ferite e rende tutto buono. Egli accoglie nelle sue mani ogni cuore ferito e ci dona la sua pace, la sua gioia. Dio vi benedica tutti. Saluto cordialmente i fedeli di lingua spagnola presenti a questa preghiera mariana. La liturgia della parola di questa domenica ci fa vedere come San Giovanni Battista esorta la popolazione alla conversione, chiedendo agli uomini del suo tempo una risposta concreta di fede, che la Santissima Vergine, che ha dato il suo sì incondizionato al Signore, ci aiuti a ratificare ogni giorno le nostre promesse battesimali, perché, per i frutti delle buone opere, siamo tutti noi testimoni davanti al mondo della grazia di Dio che si attua in ognuno di noi. Felice domenica. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Il Vangelo di oggi ci ricorda che in un momento concreto della storia Giovanni Battista trasmise al mondo la parola udita da Dio. Esortava alla conversione, annunciava la venuta del Messia, proclamava la salvezza divina. Non tutti accolsero la sua parola, non tutti credettero. Anche oggi sono molti coloro che non credono.
Come San Giovanni, cerchiamo di essere per loro, nell'anno della fede, messaggeri del Vangelo e testimoni fedeli di Cristo. Vi benedico di cuore. E rivolgo infine il cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare ai partecipanti al congresso dell'Unione Giuristi Cattolici, accompagnati dal Cardinale Coco Palmerio. Saluto il gruppo della parrocchia della Cattedrale di Cerreto Sannita, nel 50° di fondazione, la corale dal misto di Costi Treviso, i ragazzi di Carugate, i Bussero con i catechisti, i fedeli di Alta Villa Irpina. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana, buon avvento. Buona domenica a voi tutti, grazie.